Buongiorno Sud, buona domenica a tutti. Oggi è 30 maggio. Il sole sorge in Puglia alle 5:23, tramonta alle 20:17. In Basilicata sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:25. In Molise sorge alle 5:25 e tramonta alle 20:33. La luna sorge alle 22:49 e tramonta alle 7:12. La fase lunare è la luna piena. Oggi la Chiesa festeggia la Santissima Trinità. La solennità della Santissima Indivisa Trinità è la festa in cui professiamo e veneriamo Dio uno e trino e la Trinità dell'unità. Oggi inoltre ricordiamo Sant'Isacco e San Luca Kirby. Chi compie gli anni oggi? Auguri al conduttore televisivo e showman Piero Chiambretti, che compie 54 anni, e al magistrato e scrittore barese Gianrico Carofiglio, che ne compie 49. Cos'è accaduto il 30 maggio? Nel 1588 l'ultima nave dell'invincibile Armada spagnola salpa da Lisbona in direzione del Canale della Manica. Nel 1924 Giacomo Matteotti denuncia in Parlamento le violenze dei fascisti durante le elezioni di aprile e nel 2004 in Italia, nel 50° anniversario del suo primo volo all'aeroporto di Pratica di Mare in provincia di Roma, festa d'addio per l'F-104, il caccia militare detto Starfighter. Nell'ambito della sesta rassegna concertistica di Bitritto, oggi vi segnaliamo l'omaggio ad Alda Merini, le poesie di Alda Merini accompagnate dalle musiche di Vincenzo Mastro Pirro. Il tutto avrà inizio alle 20:30 nella chiesa del Purgatorio di Bitritto. Se soffrite di insonnia, preparate un infuso fatto con foglie secche d'arancio in una tazza d'acqua calda. Bevetelo ben caldo e sonni d'oro garantiti. Ascoltiamo cosa riservano gli astri per oggi. Questa giornata per l'Ariete promette soddisfazione dalla vostra vita professionale. Non si tratta di grandi traguardi, ma anche i piccoli passi portano lontano. La situazione economica regge bene e potrebbe ancora migliorare. Toro. Cercare di usare una dose maggiore di diplomazia per rendere le vostre relazioni più serene, qualcosa di nuovo pungerà il cuore di molti single. Sarà una voglia di tenerezza che prende a tradimento. Gemelli. Puntate molto sull'intesa di coppia per riportare il sereno e recuperare l'armonia nel vostro rapporto. Date ascolto all'intuito per quanto riguarda lavoro e affari. Cancro. Molte situazioni volgono a vostro favore, soprattutto da un punto di vista economico. Avete brillanti idee, specie se avete un'attività in proprio, stanno arrivando proposte e guadagni. Leone, siete brillanti e in piena forma, non vi sarà difficile mettervi in mostra, rendervi simpatici, fare conquiste a destra e a manca. Con la luna favorevole riscoprirete il piacere della conquista anche se non siete più giovani. Vergine, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento, approfittate del fatto che avete tempo a disposizione in attesa di nuovi sviluppi, sia per riposare sia per svagarvi un po'. Bilancia, ascoltate la proposta di un amico, potrebbe essere l'occasione che state aspettando da tempo. Se siete in coppia sarà alto il livello di confidenza con la persona amata. Scorpione, le cose sembrano muoversi per il verso giusto e portare novità. Bene anche il lavoro, idee, intuizioni, lampi di genio potrebbero darvi l'occasione giusta per ben figurare. Sagittario. Fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente vi suggerisce. Gli astri vi aiutano alla grande, guidandovi verso le soluzioni appropriate. Successi professionali lusinghieri potranno arrivare. Capricorno, godrete di uno spirito di intraprendenza notevole e dimostrerete un piglio imprenditoriale di prima qualità. Non mancheranno spunti nuovi e soddisfazioni sotto il profilo finanziario. Acquario, giornata poco entusiasmante per via della luna, che suggerisce un umore poco felice e tensioni nelle relazioni. Se affronterete con pazienza gli intoppi del momento, gradualmente li risolverete. Infine, pesci, non mancheranno occasioni per realizzare buoni affari e divertirvi alla grande in serata. Mercurio vi è amico e darà un impulso positivo a tutte le vostre iniziative. Ascoltiamo insieme le parole del proverbio del giorno. Chi ha libri ha labbra. Io vi do appuntamento domani mattina con il nostro almanacco del giorno su Antenna Sud, ma anche su www.antennasud.com. Per mettervi in contatto con noi basta scrivere all'indirizzo email almanacco@antennasud.com. Arrivederci.